ragazzi, io sono Macchia e benvenuti in questo nuovo video. E qui ci sono i carissimi che si mettono tipo Power Rangers. Vale, Jules e Dale. Allora ragazzi, abbiamo preso una casetta vacanza, ci hanno fatto trovare. Guarda che sono carine, ma non sono troppo carine, ma sono fantastiche, a parte l'acqua lì. Però queste disposte così già un punto a favore. Una cosa che ho controllato è se c'era il caffè, e c'è. Guardate che carina questa stanza, troppo graziosa. Qui c'è un macello perché siamo arrivati proprio adesso. Siamo a Capo d'Orlando. Ragazzi, non ho un buon rapporto con l'acqua e il mare, sono qui oggi ed Alessandro sta testando fin dove si arriva per toccare, io non so nuotare. Ok ragazzi, ci siamo fatti un bel bagnetto, ah dai, ci siamo rilassati. Non ho portato la camera a mare perché non mi sembrava il caso. Più tardi ci facciamo un bel giro, vediamo se esce qualcosa anche di street, di interessante. Ci andiamo a informare perché abbiamo in mente di fare un'escursione. E insomma, abbiamo belle, tante bellissime idee. A dopo. Ci siamo un po' informati per un'escursione domani. Dobbiamo andare alle Isole Eolie. E poi adesso stiamo andando a mare sperando di beccare un po' il tramonto, qualche situazione interessante. Oggi la giornata è un po', almeno fino ad adesso, magra per quanto mi riguarda fotograficamente parlando. Ma si spacciano fotocamere qua. E insomma. Vedere una Chiara selvatica che sta facendo una foto. Sta facendo una foto, ci avviciniamo, che dite? Dietro le quinte. Cosa stai facendo, Maria Chiara? Cosa stai facendo? Parla sola. Oltre ad essere fuori fuoco. Parla sola. Vai da papà. Vai da papà, capito? Perché c'è il bambino. Perché guarda di poco fa. Guarda. Non mette poco. Cioè, e poco fa ho detto vorrei un bambino che gioca e ho visto sto bambino. Non sto stalkerando. Vorrei 500 euro. No, non funziona sempre. Ah no? Non c'ho un microfono. Però l'hai il microfono lì, no? Sì, però io penso che stia andando in distorsione allora, qualsiasi cosa diciamo. Tutti coloro che vedono il vlog, sanno che come audio fanno sempre schifo. Quindi qua abbiamo un fonico. Quindi che sta riprendendo senza il microfono. Però penso che penso che l'audio della Lumix sarà 20.000 volte meglio di quello che ho fatto fino ad ora. Siamo alla Tartaruga, che è un locale a Capo d'Orlando e fa sia sushi, sia pizzeria, sia altre robe, insomma, ristorante, eccetera. Pubblicità occulta, fino ad ora ho mangiato bene. Ora, cos'è che vi voglio precisare? Se venite qui, non fate confusione con l'hotel, perché poco fa stavo andando a finire dentro l'hotel che ha lo stesso nome, ma la cucina con una stella Michelin. Ora, siccome diciamo che le nostre tasche devono reggere un po' di giorni fuori, e penso che anche voi sarete combinati come me, fate attenzione a questa cosa, perché passare dal stelle alle stalle è curato. Allora ragazzi, stiamo andando a recuperare la barca che ci farà fare il giro dell'isola e poi ci porterà a Vulcano. Poi dovremmo fare la salita, la scalata, vediamo. E niente,
tremo un po' perché il giro in barca, insomma, io non so nuotare, ve lo ricordo sempre. Non mi sembri particolarmente a tuo agio. E c'è molto vento. Allora, prendo il posto di Maria Chiara che per questa ripresa, anche se probabilmente non mi sento. Niente. Sta male, dice, cioè non sembra, non è che dice, sembra, perché non lo dice in realtà. In questo caso funziona, giusto? Cioè, sì, sinceramente. Mi inquieta terrore. Guarda. Chiara. Ciao. Come stai? Sei in controluce totale, però vabbè. Ciao. Lipari, che noi abbiamo girato con la barca. Guardate quanto sono vicine. Andrea e i nostri coinquilini di viaggio, e adesso siamo scesi su Vulcano. Vorremmo fare una scalata, però vediamo, perché si è fatto un po' tardino, dobbiamo rispettare gli orari altrimenti rimaniamo qua, e dobbiamo ancora mangiare, sono tipo le 4 e qualcosa, quindi vediamo. Però bellissima esperienza. All'inizio stavo praticamente per morire. Però poi piano piano mi sono ambientata, finché poi andavo saltellando per la barca, quindi ho superato anche un piccolo scoglio personale. È allucinante, l'odore è pure fortino, però sei in controllo. È forte questa cosa. Fumate. La pozza termale situata a pochi passi dal porto dell'isola di Vulcano, alimentata ininterrottamente da innumerevoli bolle, dalle quali fuoriescono vapori solfurei, acqua salmastra caldissima e fango argilloso, con altissimo contenuto di zolfo, ovviamente. Peccato che è chiuso. Buongiorno carissimi, allora stiamo uscendo, stiamo facendo un giretto così molto tranquillo a Capodorlando, e poi più tardi dovremo andare a Tindari. Ieri non siamo riusciti per problemi di orario a fare la salita sul vulcano, ma chissà, magari in futuro ci torneremo.
Allora ragazzi, questo posto consigliatissimo perché trovate la qualsiasi, prezzi abbordabilissimi e ce n'è per tutti. I ragazzi hanno preso la pasta, Vale mi pare che ha preso della carne, io ho preso pesce, c'è il pane fresco e carne che abbiamo preso per stasera al ritorno, qualcosa di sfizioso da mangiare, insomma ve lo consiglio se siete a Capodorlando, ci sta alla grande. Se avete poi la casa, prendete le cose e ve le portate a casa. L'unica cosa che se è domenica dovete venire prima dell'una perché poi chiude. Eccoci a Tindari, o meglio stiamo salendo a piedi fino al santuario perché in macchina non si può salire, quindi abbiamo lasciato la macchina al parcheggio. Si poteva salire con la navetta ma stiamo facendo una camminata, tanto è un quarto d'ora a piedi quindi si può fare. Allora ragazzi, mi sono un attimo persa il resto del gruppo perché mi sono incamminata, insomma cercavo un punto, un bel vedere, qualcosa del genere, ma sono finita dentro, mi sono imbattuta praticamente in questa via dove non c'è anima viva perché turisti e quant'altro si fermano comunque maggiormente nella piazza del santuario. È un'area archeologica ma anch'essa chiusa. Peccato, peccato veramente, mi sarebbe piaciuto dare un'occhiata, se lo vedete, guardi con un'occhiata velocissima così, ma nada. Grazie. Grazie. Noi concludiamo così la nostra cena. No, concludiamo così il nostro. Che stai bloccando tu e non io? Boh, ogni tanto faccio anche io. Ma sempre che là. Sono buoni, ragazzi. Che sono buoni neanche per assaggiarti. No, l'odore è buono. Sono belli. Salutate. Ciao, sono stanca. Non si vede, guarda, per niente. Sto soffrendo. Mi fanno male le gambe perché ci sono le zanzare. Jules, le ultime tue parole? Ho fame. Ieri non siamo riusciti per problemi di orario a fare la salita sul vulcano, ma chissà, magari in futuro ci torneremo. Dentro il cratere della fossa il ruggito delle fumarole non si placa. Il sopralluogo degli esperti dell'INGV conferma il cambio di passo del vulcano, rilevato dai sensori sin da inizio settembre. L'ultima eruzione 131 anni fa, al momento il rischio più grosso è l'intossicazione dovuta ai gas delle fumarole. Per questo un'ordinanza del sindaco vieta di avvicinarsi al cratere. Ma chissà, magari in futuro torneremo.